un contributo ad una ricostruzione, insomma, che insomma, dia una interpretazione univoca degli anni riferiti alla stagione delle stragi ai primi anni 90. Lei che ha vissuto quegli anni da una postazione privilegiata, un osservatorio particolare, secondo lei cosa manca oggi per mettere la parola fine su quegli anni? Ci sono ancora dei punti della storia oscuri? E se ci sono, ecco, chiaramente cosa serve per sedimentare tutto? Ma punti oscuri sicuramente ce ne sono, nel senso di zone d'ombra non chiarite, responsabilità politiche e istituzionali che non sono state prese nell'adeguata considerazione. Spero che non sia un'occasione mancata, né il processo che è in corso, come in qualche misura è stata mancata l'azione della Commissione parlamentare antimafia, che nella scorsa legislatura ha concluso i suoi lavori, chiamando in causa tacite intese tra la Cosa Nostra siciliana e uomini delle istituzioni, e però escludendo responsabilità politiche. Mi è parsa una soluzione molto pilatesca, poiché le responsabilità politiche ci sono. Questo non vuol dire che siano responsabilità criminali. Vuol dire che ci sono stati compiuti errori politici gravi, si può persino parlare di crimini politici. Quando nel momento in cui si stava sviluppando appieno l'offensiva contro la mafia, dai vertici delle istituzioni ai responsabili ministeriali, si preferì mandare, per usare le parole dell'ex ministro Conso, un segnale di disponibilità all'ala moderata di Cosa Nostra, interrompendo il regime di carcere duro per centinaia di mafiosi. Fra le conversazioni intercettate tra l'ex ministro dell'interno Nicola Mancino e l'ex consigliere giuridico insomma, della Presidenza della Repubblica Loris D'Ambrosio, ce n'è una in cui viene fatto anche il suo nome, lei lo saprà. Avrebbe garantito qualcosa, naturalmente una testimonianza de auditu e in cui uno dei due interlocutori è morto. Cosa può suggerirle una conversazione di questo tipo, e soprattutto lei, rivedendosi al passato, ritiene che ci sia un pezzo di responsabilità in qualche modo anche nel suo operato da guardasigilli? Ma la mia responsabilità è quella di aver adottato le norme per la legislazione antimafia più efficace e risoluta della storia repubblicana, e francamente lo considero un titolo di merito, e del resto, sia pure nel linguaggio mafioso che aborrisco, la testimonianza viene dato stesso Totò Riina quando dice che sono l'unico uomo politico che gliel'ha messo nel di dietro. Chi, onorevole, chi avrebbe potuto fare qualcosa in quegli anni per evitare che queste responsabilità politiche non provocassero poi quello che è avvenuto, insomma, tanti morti? Bisogna essere chiari nelle cose di cui si parla. Se ci si riferisce alle stragi di mafia, quelle di Capaci, quelle di Via D'Amelio, lì siamo di fronte a una reazione sanguinaria, per l'appunto, di Totò Riina, della cupola mafiosa, ai risultati del maxi processo che per la prima volta inflisse decine e decine di ergastoli ai capi mafiosi. Se ci si riferisce alle stragi invece, quelle dette sul continente, a Firenze, in via dei Giorgofili, a Milano, il tentativo progettato a Roma che doveva essere il più devastante di tutti, beh, queste sono responsabilità di Cosa Nostra, che ha continuato la sua offensiva, e di chi ha fatto credere a Cosa Nostra che con un atteggiamento meno stragista, meno aggressivo, le cose avrebbero potuto tornare come erano più o meno prima, cioè con una convivenza pacifica tra lo Stato e Cosa Nostra. Un'ultima domanda: il Partito Socialista Italiano manca all'Italia oppure che